Salve a tutti, io sono Vale Master e ben ritornati in questo nuovo gioco che è Call of Duty Cold War. Siamo sempre in una partita tra bot. Siamo contro questi giocatori questa mappa è quella di Berlino Ovest, mi sembra. E come armi ho la K47 e fucile a pompa Auer 77. Nemico distrutto. E il primo che arriva a 100 vince. Ah, ecco. Stava di dietro. Ah, qui sotto c'è tipo un passaggio segreto strano. Questa mappa ha due passaggi segreti, questo e poi quest'altro. Dove puoi uscire da qui. Quindi mi piace questa mappa soltanto per questi due passaggi segreti. Allora, andiamo avanti. Da questa parte ucciso. La K47 comunque, ragazzi, è fortissima. Sempre un Call of Duty ambientato ovviamente nella guerra fredda ed è molto bello, mi dicono anche la campagna che non è niente male. Colpo alla testa. Saliamo di qua. Ucciso da distanza. Uccisione da confermare. Mettiamo qua sotto. Seguiamo questo, ho ucciso da dietro. Ok. Questa mappa ancora me la devo imparare bene perché non conosco alcuni punti. Assegno. Scusate, pensavo che era un nemico, invece era il mio alleato. Qui non c'è niente. In questo gioco ci sono molte armi, molte mitragliatrici. E tra le armi secondarie cioè incluso anche il fucile a pompa. C'è questa novità, diciamo. Aspettate. Questo qui. Da lontano non va bene. Ucciso. Bersaglio rimosso. Sto facendo sempre lo stesso giro. Proviamo a cambiare. Allora. L'unica cosa che non mi convince di questo gioco è che. Ah, vabbè, intanto mi hanno ucciso. È troppo incentrato sul multigiocatore questo gioco, quindi non mi piace. Cioè, da questo punto di vista preferisco più Call of Duty World War 2.
senza mirare, ok, 2. Oggi farò, cioè, questa partita non durerà tanto, però se vi piace questo gioco io lo ripropongo. Poi se non vi piace passeremo ad altri giochi. Andiamo di qua. Il pompa fa male. Questo sembra molto quello di World War 2, come fucile a pompa. Allora, eccolo. Quello è a terra. Ragazzi, la prossima volta proverò a mettere la difficoltà un po' più alta, perché mi sembrano molto scarsi i giocatori. Eccolo. Ragazzi, non so se lo vedete, ma credo di sì. Scusate, siamo 66 a 12, quindi stiamo proprio vincendo alla grande. Passiamo qui. Ricarichiamoci. Eliminato. Nemico ammazzato. La K47 è un buon mitragliatore, devo dire. Quello che mi è piaciuto a primo impatto, diciamo. Pensato. Per oggi è tutto, vi saluto e ciao da Valemaster.